Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federico, e vi do il benvenuto nel terzo episodio della mia guida completa a Pokémon Violetto! Nel precedente episodio abbiamo finalmente incontrato il Pokémon Miraidon, che adesso è qui con noi e ci protegge da tutto questo vasto mondo ricco di pericoli. Oggi raggiungeremo l'Accademia, andremo nelle classi e scopriremo tante nuove cose, ma soprattutto cattureremo nuovi Pokémon, perché sono veramente, veramente molto curioso di scoprire quali ci attendono qui in questo primo percorso. Voi ovviamente supportatemi sempre con un bel mi piace, un commento, l'iscrizione per arrivare a 900.000 iscritti, per favore ragazzi, aiutatemi. Un bacione a tutti e soprattutto vi ricordo che in descrizione, visto che il Natale e il Black Friday e tante altre cose si stanno avvicinando, trovate il Federic Store, il vostro sito Pokémon di fiducia dove acquistare tantissimi prodotti. Inoltre trovate anche, sì, il gruppo Telegram e il Discord, che in questi giorni si stanno popolando di un sacco di utenti appassionati. Detto questo, venite perché la sera ci sono io e potete giocare con me a Pokémon Violetto. Ragazzi, è tutto gratuito, eh? Catturiamolo, va? Sto coso, che finora è il Pokémon che mi piace meno tra tutti quelli incontrati di nona generazione. La nona generazione Pokémon Violetto e Scarlatto, i nuovi giochi per Nintendo Switch. Quale versione avete scelto? Commentate, 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 voglio leggere tutti i vostri commenti, eh. Let's go, Pokéball, e prendiamo anche lui. Poi ragazzi, onestamente non mi piace, ma perché, non lo so, in tutte le generazioni i Pokémon cane non mi sono mai piaciuti particolarmente. Boh, con X siamo anche più rapidi, abbiamo ancora 19 ball, ma non lo so, un bassotto, sembra un bassotto, ma nulla di che. Fido si chiama, sarà Fido? Veramente così Fido? Ricordo che tutta la mia squadra aggiornata la potete trovare qui. Folletto, perciò questo Pokémon è stato protetto dagli esseri umani fin dall'antichità. Infatti sembrano proprio dei bonbon, delle ciambelle come orecchie. Lo mandiamo ai box del PC, primo Pokémon che va ai box del PC. Ma come si accede al PC? Non serve il centro Pokémon? Vediamo. Box, eccolo. Eccolo qui, bellissimo che ce l'abbiamo sempre a portata. Intanto cambiamo il nome. Scusate ragazzi, per me è tradizione. Oh, ci sono tutti gli sfondi. Guardate qui ragazzi, guardate quanti. Bello, ne ho visto uno già che mi piace un sacco. Questo. Anche se a tema uva ci sta, eh. Vai, a tema uva ragazzi. Perfetto, primo Pokémon nel PC. Detto questo, si può andare avanti e iniziamo a sfidare altri allenatori. Vai. I ragazzi devo farli tutti, assolutamente. Marina, studentessa anche lei, con le Chonk. Tra l'altro adesso voglio provare un'altra cosa nell'erba. Voglio provare a usare il tasto rapido R con un Pokémon diverso. In questo caso Paumini, che essendo di tipo elettro, con questi tipi acqua dovrebbe essere molto molto efficace. Tra l'altro quel cagnolino pensavo fosse elettro, invece è folletto. Pensa te. I ragazzi tengo tutti in squadra per ora per livellare ed evolvere, perché per completare il Pokédex ho bisogno di fare questo. Vediamo ragazzi. Allora, Paui cambia posto qui. Proviamo a lanciarlo rapidamente. Vediamo se ce la fa. Vai, Paumi, non affogare. Ma nuota benissimo. Vedete ragazzi, dovete mandare il Pokémon super efficace. E qua con Paumi veramente ci andate a nozze, eh. Potete veramente shottare tantissimi Pokémon. Vediamo se con Opip ce la fa Paumi. È un mostro ragazzi, tra l'altro è piccolissimo. Non sembrava così piccolo. Bene, bene, bene ragazzi. Così ci alleniamo anche lui in vista delle prossime sfide. Quindi io comunque lo tengo e continuo a mandarlo in campo. Oddio, qua sopra ci sarà tantissimo da esplorare ragazzi, ma solo lo voglio fare con Miraidon. Altrimenti non finiamo più di esplorare. Prendo giusto alcuni strumenti, ma poi tutto il giro ce lo facciamo con Miraidon a fine episodio, se dovessero finalmente consegnarcelo con il cosiddetto Pokepassaggio. Guardate che gruppo di Pokémon ragazzi qua. Paumi fa la strage. Vai Paumi, uccidili tutti, eh. Mi raccomando. No, Paumi torna indietro esausto. Allora vedi ragazzi che perde energia a far sta roba. Mi pareva strano che potevate farla all'infinito, eh. Madò, guardate che natura sconfinata. E il fatto è che è vuota. Cioè ragazzi, è tanta erba. Ragazzi, quando andate nelle terre, fate R, fidatevi di me. Andate a sconfiggere tutti i Pokémon il più possibile.
un po' come in Leggende Pokémon Arceus, quando spammavamo per ottenere gli strumenti dagli alberi e bacche, stessa cosa. Poi ragazzi, detto questo, prendiamo l'ultimo strumento e dirigiamoci in città. La prima cittadina del gioco, dove tra l'altro c'è il primo distributore di benzina, che in questo caso è proprio un centro Pokémon. Vediamo se c'è un'animazione. Uccidiamo anche lui. Perfetto, Pokédex aggiornato. Ecco qua Nemi. Ehi Federic, da questa parte. E ora ci presenteranno i nuovi centri Pokémon, presumo. Questa struttura è un centro Pokémon. Qui possono darti una mano per tutto ciò che riguarda i Pokémon. Spiegazione dettagliata, ragazzi, non ne abbiamo bisogno. Lei ci cura la squadra, mentre lui dovrebbe venderci prodotti. Perché c'è Cristiano Ronaldo che lavora al Pokémon Market di Paldea? Vabbè, Sium! Macchina MT, veramente? Hanno messo un distributore automatico? Ah! Questa è nuova, ragazzi, questa cosa, eh? E ci dà anche già un po' di punti, i punti CL che potremo spendere in questi macchinari che ci daranno l'MT. Buono, molto molto buono. E lì potremmo collegarci con altri compagni d'avventura. Per questo vi dico passate sul mio Discord, perché se cercate un sacco di compagni per giocare a Pokémon, là sul Discord ne troverete veramente tantissimi. E anche sul gruppo Telegram potete fare scambi, organizzarvi e fidatevi di me. Passate, tutto in descrizione ed è tutto gratuito. Hai sentito, no? Se hai bisogno di qualcosa, vai in un centro Pokémon. Ricordatelo, perché verrà fuori sicuramente nei compiti in classe. Questo già l'abbiamo scoperto, ragazzi. Non c'è bisogno che io lo legga. Con il tasto R mandate avanti il Pokémon. Vedete questa la novità? Ah, crea MT. Potete direttamente crearle con i vari strumenti che raccogliete. No, vabbè, ragazzi, devastante questa cosa. Rogodenti. Con 800 CL potete crearla. Pelo di Monkey. Ah, è un pelo. Qua non ci specifica cosa. Pelo di Wooper. Questo, ragazzi, lo abbiamo, eh. Questa si può creare, per esempio. Fango Sberla, vedete? Bellissima questa cosa. Questa cosa è veramente molto interessante e si può fare per ogni tipo di Pokémon. Per esempio, Fulmidenti, non ci ha ancora spiegato cosa ci serve. Queste sono tutte mosse di tipo normale. Bene ragazzi, molto molto interessante, posso dirlo? Veramente veramente interessante. Curiamoci la squadra così vediamo anche come si cura. Vai! Ah, ce li mette proprio tutti davanti così. E lui invece ci dovrebbe dare tutti gli strumenti, vedete? Qua possiamo comprare veramente un sacco di roba. Per non rimanere a secco, prendiamoci un po' di pozioni. E visto che potrebbe esserci utile un revitalizzante, io vi consiglio di prenderlo. La Pokebambola la potete lasciare anche là. Per ora, almeno che non serva a qualche modo. E qui, ragazzi, abbiamo la cittadina. La prima, benvenuto. Si sciolgono in bocca, cosa sono? Zuccheri e gelati, gelato alla menta e cioccolato. Potere Raid, sono tutti poteri. Ma guarda che si possono fare veramente un sacco di cose, eh. Poi sono tutte cose che sicuramente esploreremo man mano. Per ora non andremo a approfondire. Non si può entrare nelle case, questa cosa mi fa altamente arrabbiare. Non mi esprimo di più perché potrei veramente diventare un Tauros furioso. Il bambino là che va a scatti mi fa arrabbiare. Tante cose mi fanno arrabbiare. Per fortuna almeno i Pokémon sono carini. Perché sui Pokémon non gli si può dire nulla. Sono veramente carini, ragazzi. Veramente, veramente carini. Area Sud 1. E qua c'è un altro MT con un Pawny. Ok. Veicolo forza. Ah, praticamente tu raccogli l'MT ma dopo le devi creare. Ralts, questo non l'avevamo visto. Però ragazzi, non ci sono Pokémon nuovi. E anche in questa cittadina a quanto pare non c'è nulla da fare. Area Sud, di nuovo uno. Fletching. Un MT là sotto. Certo che tutta quest'area poteva essere esplorata anche dopo, però io lo faccio adesso così che mi levo il pensiero. Ok. Vai, riposo. Con loro non si può parlare. Qui non si può entrare. Cioè, solo per bellezza? Che bellezza il prato. Beh, raccontatemi qualcosa della regione, no? Oh, benvenuto a Platia. Una cittadina tranquilla che accoglie tutti a braccia aperte. Basta. Ok, questa è la strada per la scuola. L'area sud, sempre. Strada per Mesapoli. Altri strumenti, strumenti. Una vastità di strumenti. Questo è nuovo! Pensavo fosse un altro Wooper. Invece questo è nuovo. Vabbè, almeno c'è la scoperta dei Pokémon. Almeno scoprire nuovi Pokémon mi mette un po' di curiosità nel cercarli negli habitat. Però altrimenti sarebbe soltanto erba. Va bene, andiamo avanti. Magari più avanti cambierà.
Pokéball. Vai. Vai, prendilo. Perfetto, preso subito. Shroudle. O qualcosa del genere. Non posso vedere questa cosa. Per evitare che i nemici si avvicinino al suo territorio, disegna figure intorno alla tana con un liquido velenoso dall'odore pungente. È particolare, ragazzi, eh? È molto particolare. Vi piace? Ma sì, dai, ci può stare. 202. Ci può stare. Sicuramente meglio del cane, non so voi. Tra l'altro qua ci dovrebbero essere anche degli allenatori che voglio sfidare con Pawnee, perché voglio farlo salire anche lui fino al livello 10 come Fuecoco, perché non posso andare avanti solo con Fuecoco. Là c'è un allenatore. Schiuvette. Devo stare attento, ragazzi, perché potrebbe sfuggirmi qualche Pokémon, a dir la verità. Altro strumento, Bonsly. Carino Bonsly. Ma si trova Bonsly qua? Di solito è un Pokémon abbastanza raro. Io, ragazzi, me la sto facendo praticamente tutta avanti e indietro per prendere più strumenti possibili. E qua ci sono un po' di allenatori. Vai, sfidiamo sia lui che l'altro. Così almeno abbiamo raccolto un po' tutto. Sono certo che mi serve allenamento, perché sicuramente ci saranno delle lotte adesso arrivati in città. Azuril. Beh, buono Pawnee contro Azuril. Sono curioso di vedere l'evoluzione di Pawnee. Veramente curioso. Tuono Shock. Ah, non gli fa niente Tuono Shock, eh? E si può girare la visuale. E tra l'altro, mentre lottiamo, ci sono i Pokémon che si interessano, vedete? C'è Tarantula là sotto. Sotto carica, no. Houndour. Wiglet contro Houndour. Ma non è ancora ufficiale Wiglet, eh? No, poi Wiglet non mi piace per niente come Pokémon, lo sapete. Ma nemmeno Diglett in sé per sé, eh? Quindi non è perché gli hanno fatto la forma allungata. Già Diglett non mi piaceva. E Houndour va KO. Boh, lotta abbastanza rapida. Sicuramente avrò fatto molti tagli in questo episodio, perché voglio essere il più veloce possibile durante le puntate. Andiamo. Oh, quello! Questo che cos'è? Ah, una moneta di Gimmighoul. Questo era stato svelato durante un trailer. Ah. E quindi dobbiamo trovare anche questi cosi? Ma piccoli, ragazzi, non si vedono. Forse è meglio mettere questa visuale qua. Molto, 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 molto interessante, posso dirlo? Sì, sì. Quindi dobbiamo andare anche a caccia di quelli. Ma quanti saranno e dove si possono trovare? Sarà lunga. Ottimo aver trovato la bacca arancia. Con la bacca arancia posso recuperare tot PS durante la lotta. E questo potrebbe essere buono. Quindi vado a metterla subito su Fuecoco. Metà vita, sbadiglio. Non ci addormentare. Terminiamo la lotta prima che sia troppo tardi. Bracere. Perfetto. Bene, livello 11 per Fuecoco. E abbiamo sconfitto il Netturbino. Pulisce bene, eh? Cioè, tutto perfetto, ragazzi. Fa un ottimo lavoro. Bene, raggiungiamo questa enorme città, ma veramente gigantesca, eh. Voi occhi aguzzi, ragazzi, che se vedete monetine, cose in giro, poi me lo scrivete nei commenti e io torno. Ok, siamo quasi arrivati. Poi appena ho Miraidon mi faccio un giro, eh. Un altro allenatore? Va bene, vai, che la lotta inizi. Marco, corriere. Ah, corriere nei turbini. Mamma mia, Rookie D. È il Pokémon uccellino di questa generazione. Già l'abbiamo incontrato durante la prima fase di gioco, ma non abbiamo avuto modo di catturarlo. Ce l'hanno solo mostrato. Vi ricordate, no? Beccata. Bracere di Coco. Devo ancora scegliere i soprannomi, cose, ragazzi. Quindi ogni 3 puntate più o meno vado a regolarli, eh. Ti ho consegnato la vittoria. Grazie. Perfetto. Sicuramente c'erano altri allenatori su sta strada. No, mi pare di no. Però per sicurezza do uno sguardo veloce. Anche perché di qua non ci sono ancora andato. Infatti c'è un allenatore là sotto. Visto che è una guida al 100%, devo farli tutti, no? Quindi prendiamo Etere e andiamo a sfidare anche lui, che dovrebbe essere l'ultimo di questo percorso qua. Ti faccio vedere un bellissimo Pokémon, anche perché voglio sfidarli tutti per capire se hanno dei Pokémon nuovi. Là c'è un Pichu. Chewtwo. Quindi sia lui che l'altro allenatore ci hanno mandato i Pokémon di Galar. Beh, Bracere non gli farà nulla. Però fa niente, ce la facciamo comunque. Siamo troppo forti. Decisamente troppo forti. E abbiamo sconfitto il Marmocchino. Forse la bellezza non è tutto, già. Boh, là ci siamo già stati. Forse là c'è un altro allenatore. Vediamo se si può sfidare. Ok, altro allenatore, vai. Elisa, allenatrice.
Bounsweet. Bene, con Fuecoco lo facciamo fuori in un attimo. Bracere. E Bounsweet va KO. Ora Fuecoco non sta più salendo troppo di livello, È abbastanza contenuto ora. Ok, tutti gli allenatori li abbiamo fatti, procediamo. Qua abbiamo raccolto anche l'ultima MT del percorso, che è Comete, che però già potevamo fare prima. Ed è una mossa, tra l'altro, che non può mai fallire. Vai, andiamo su di qua, che ci dovrebbe essere altro. C'è un altro allenatore, ma di là si può passare, vedo. Elisir, buono. Quindi il Pokémon ti può raccogliere anche strumenti, avete visto? E qua c'è un altro allenatore, che sfiderò al ritorno. Perché prima prendiamo questo, revitalizzante. E qua perché c'è questa specie di... che si nasconda qualcosa, a parte Charizard? O non si nasconde niente qui? Ah, si trova uno strumento, ma che si potrà raggiungere solo con Miraidon. Va bene. Nessun problema, ragazzi, nessun problema. Portiamo a livello 12 questo Coco, per favore. Ultimo allenatore del percorso, ragazzi, vai! Dopodiché l'abbiamo fatti tutti, con Sergio. Shinx. Ok, Bracere. Fulmisguardo vuole diminuirmi la difesa e mi ha diminuito anche l'attacco prima, ma io attacco con mossa speciale, quindi ciao Shinx. E ci siamo. Abbiamo fatto tutto, qualsiasi cosa. Prendiamo questo. Sono della Lega Pokémon. Come vanno le lotte? Se sconfiggi 4 allenatori qui nell'area 1 sud, ti darò un regalo di gran lusso. 8 allenatori, ragazzi, vedete che abbiamo fatto bene? Abbiamo fatto bene a sconfiggerli tutti. Voi vi dovete fidare di me, vi dovete fidare di me. Andiamo avanti, fai riposare la squadra, perché se conosco i giochi Pokémon, prima di un avanzamento così importante ci sarà sempre sempre una sfida. Andiamo! Qua, lo sapevo, quanto ci scommetto che adesso qualcuno mi sfida, sicuro. Ehi, Federic, Nemi. Qua percorso completamente, fatto al 100%. Ci sto, dai ragazzi, una bella lotta con Nemi, che sicuramente sarà molto più forte rispetto a come l'abbiamo già incontrata tempo addietro. La difficoltà che ho nel registrare questi video è che devo fare molti tagli, perché se devo andare a esplorare ogni singolo angolo perdo un sacco di tempo. E adesso che entrerò in città, come faccio a esplorarla tutta? Da una parte è una cattiva cosa che non posso entrare nelle case, ma dall'altra è anche buona cosa, perché se dovevo entrare in ogni palazzina non finivo più e stavo ancora alla prima, no, parte. Sbrigatito, Bracere! Lo mandiamo quasi KO. Non lo bruciamo. Vuoi proprio vincere? Ma va. Bruciato invece, pensa a te. E soffri la scottatura. E va KO, ragazzi, con un solo colpo. No, non è vero. Scherzavo. Morso. Aia. Tentenno. Vabbè, e tu muori con la scottatura. Come doveva finire? Bravo. Paumi. Vabbè, contro Paumi lascio sempre lui. Anche se un tipo terra poteva aiutarmi. Paumi, vediamo un po'. Bracere. Lasso nella manica. Quale sarà? Di già? La terra cristallizzazione? Di già? Potere della cristal? Oddio, una lampadina gigante in testa su Pawny? Ma veramente già? Questo, ragazzi, non me l'aspettavo. Lo sai che forse ho fatto bene a sconfiggere tutti quegli allenatori, Terra cristallizzazione. Tuono shock. Questo, ragazzi, mi farà parecchio male, me sa, Mamma mia quanto mi fa. Non so se riuscirò a batterlo. No, forse sì. Lui è più veloce adesso. Vediamo. Madonna quanto mi leva. Ok, ce l'ho fatta. Ma posso dirlo, meno male che ho affrontato tutti quegli allenatori, perché se no non ce l'avrei mai fatta, ragazzi, A livello 9 non ce l'avrei fatta. Buono così, buono. Sì. Sei migliorato in fretta, non me l'aspettavo. Non se l'aspettava.
Bene. Incredibile, sei riuscito a buttare giù perfino un Pokémon terra cristallizzato. A proposito, tu non puoi ancora usarla? La terra cristallizzazione, vero? Beh, non temere, ti spiegherò presto come si fa. Beh, ora sono molto curioso, In ogni caso, tieni, per ringraziarti di questa bella lotta. 3 revitalizzanti, questi ci volevano, forse potevo anche non comprarlo a questo punto. E qui, ragazzi, siamo alle porte della grande città Mesapoli. O Mesapoli. Meme. Beh, ragazzi, che aspettiamo? Entriamo? Si apre la grande porta e ci catapulta a Mesapoli. O Mesapoli. O quel cavolo che è! Siamo dentro, ragazzi! Sarà lunga da esplorare, Sarà veramente, veramente lunga. E lì ci fa vedere sicuramente alcuni posti dove è possibile entrare, cambiarci i vestiti e fare tante belle cose, vero? Dimmi di sì, per favore, dimmi che posso entrare da qualche parte e che non sono completamente disperso. No, perché ragazzi, ho bisogno di entrare negli edifici, Questa è Mesapoli, la città più grande di tutta Paldea. È da sempre un centro importante per il commercio e la gente viene qui da ogni dove per vedere le ultime scoperte tecnologiche e acquisire nuove conoscenze. Se hai bisogno di dare una ritoccata ai capelli, puoi andare al salone di bellezza. Ah, ci sono anche dei posticini che vendono deliziosi stuzzichini e vari ingredienti per i panini. Ok. Tu hai voglia di dare un'occhiata a qualcosa in particolare, Federic? Beh, diciamo che la gastronomia mi interessa, voglio capire come funziona. Dai, a proposito di lotte, sarei proprio curiosa di vedere come te la cavi tu con la terra cristallizzazione. L'unica magagna è che ci vuole tutta una serie di permessi per utilizzarla. Ma tranquillo, penso a tutto io, sono raccomandato praticamente. Io mi faccio nel frattempo il giro della città. Il negozio preferito da Nemi è il sacco di Delibird. Puoi trovare 1000 strumenti da dare ai Pokémon. Bello! Bello il sacco di Delibird, ragazzi. Forse anche un bel nome, Cavolo, potevo chiamarlo così il mio store. Il sacco di Delibird. Altro che Federic Store, ma pensa te. Ah, scalata veramente infinita e si va. Boh, andiamo, ragazzi, verso la scuola? Non andrò di certo adesso a esplorare tutta questa parte perché secondo me ci vorrà veramente tanto tempo. Boh, ragazzi, a primo impatto ripeto sempre le stesse cose. Veramente grave la situazione. Quando c'è da dirlo, bisogna dirlo, ragazzi, perché il gioco va a scatti, ci sono le persone che laggano. Guardate quella tipa lì come sta salendo, ma facciamo così. Da questo episodio in poi non mi soffermerò più sugli errori del gioco, perché se no, ragazzi, veramente viene distrutto, Per il resto andiamo a vedere i Pokémon e la storia. Da questo momento in poi non dirò più niente. Ehi, ma ci senti? Non vuoi anche tu splendere con splendidi amici come noi? Questo, ragazzi, dovrebbe essere il Team Stars. Stai zitta e unisciti a noi. Preferirei di no. Beh, aiutiamola, ragazzi. E tu chi sei? Che cosa vuoi dal Team Star? Team Star? Se vuoi unirti a noi, aspetta il tuo turno. Non vedi che siamo occupati? Noi siamo il Team Star. Quando arriviamo noi, fa subito bel tempo. Sai già chi siamo? Sì, lo so chi siete. Ah, lo sai pure, fai il gradasso! Beh, uno come te nel Team Star diventerebbe subito un pezzo grosso. Dagli una bella lezione. Ne va del nostro onore. Hai ragione, compare. Ti mostrerò io chi siamo, matricola. Va bene. Dai, ragazzi, vediamo un po' il Team Star come se la cava. Per ora un team anonimo, nel senso che non ci è stato spiegato nulla a riguardo, ma sono curioso. Shroudol, Pokémon che abbiamo già catturato. Sicuramente la mia pronuncia non sarà delle migliori, ma bella la soundtrack. Che ascoltiamo. Bella. Questa per ora è la più bella che ho sentito nel gioco. Insieme alla grotta di Miraidon, ovviamente. Carina. Chissà i capitani del Team Stars, invece, che musica avranno. Le stelle le ho viste io! Le hai viste le stelle, Ma chi è questa matricola? È straforte! È riuscito a batterti. Com'è possibile? Non vorrei dirmi che tocca a me dargli una lezione. Fermi! Ma che fate? Non so, ragazzi, se ho l'autorizzazione per fare qualcosa del genere davanti alla scuola. Ci mancava solo questa. Mi stupisco di te, Federic.
ti lascio solo per 2 minuti e già ti lanci in una lotta? Lo sai che se vuoi lottare devi chiamare me? Non è andata proprio così, eh? Oh, mi sa che ho frainteso la situazione allora. Ora che vi guardo meglio, avete proprio l'aria di 2 sgherri del Team Star. Cercate di forzare altra gente a unirsi a voi, vero? Ecco, sì, stavano facendo quello. Bene, lei praticamente è rappresentante e quindi sta a lei sistemare queste faccende. È l'occasione perfetta per farti provare questo strumento super ultra mega iper segreto. Oh! Eccola ragazzi, la Terasfera! Una sfera che racchiude il potere della cristallizzazione. Ora ragazzi, possiamo usare il potere e io penso che lo useremo proprio con Fuecoco a questo punto. Va bene, ho scritto io una lettera di raccomandazione per te. Ecco, infatti, era quello che dicevo prima. Mi ha raccomandato, ragazzi, pazzesco. Un momento, non ho mica dato il consenso per essere utilizzato come cavia per sperimentare la terra cristallizzazione. C'è qualche problema? Preferisci affrontare me, invece? Sono curioso, ragazzi, comunque, di scoprire Nemi quanto è forte, perché a detta di tutti è veramente in gamba, eh. Anche se ci ha già preso le botte da me più volte. Bene. Team Stars, affrontiamo altra recluta e attiviamo per la prima volta la Terra Cristallizzazione. Sono curioso. Quindi, Terra Crystal, so già tutto. Fate fare a me. Lotta. R. Tasto R. E scegliete la mossa. Terra Crystal, braciere. Chissà ragazzi se shotterò questo Yangus oppure no. Ok, la lanciamo. E ora dovrebbe venirgli sopra quel candelabro enorme, infatti. Carino, ragazzi, carino. Fuecoco, tra l'altro, con questa forma non mi dispiace nemmeno. Ma ci sono altri Pokémon che non si possono vedere, a mio avviso. Braciere. Vai. Mamma mia, ragazzi, potentissimo. Sarei curioso di scoprire le statistiche una volta attivata la Terra Crystal. Che scintillio abbagliante, visto, sì? Devi stare attento a Federic, eh? Molto attento. Complimenti, Federic, sei un fenomeno, anche con la Terra Cristallizzazione. Quando un Pokémon acquisisce un teratipo, le mosse del tipo corrispondente diventano ancora più formidabili e alcuni Pokémon si terracristallizzano in tipi completamente diversi. Quindi puoi immaginare quante nuove possibilità strategiche ci siano. Ah, tieni a mente che la terracristallizzazione non si può usare più volte di seguito. Per ricaricarla, cura la tua squadra in un centro Pokémon. Ah! Questo è interessante, non lo sapevo. Beh, allora io toglierei il disturbo. Ciao! Vi saluto anch'io! Beh, ragazzi, ci siamo già fatti riconoscere, eh? Come hai visto, il Team Star è un gruppo di studenti buoni a nulla che adorano dar fastidio al prossimo. Pare che non vadano praticamente mai a lezione e che facciano corse spericolate con i loro veicoli. Ah, che Magikarp pigliare al posto di che pesci pigliare. Grazie a tutti e due. E lei, ragazzi, la timidona se ne andrà. Eccola qua. Ok, così si fa, Federic. Bisogna sempre aiutare chi ne ha bisogno. È la prima volta che vedo quella ragazzina che si sia appena trasferita qui. A proposito, hai visto il suo zaino a forma di Eevee? Adorabile. Beh, la situazione è risolta. Possiamo dirigerci verso l'Accademia. E nel prossimo episodio poi, ragazzi, esplorare tutto questo enorme posto. Perché di cose da fare, presumo, ce ne siano. O almeno, spero. Siamo all'Accademia Uva di Mesapoli. E certo che se per andare a scuola tutti i giorni devo farmi questa scalinata mi passa anche la voglia, eh? Ora capisco perché le persone vanno tutte a scatti, perché c'hanno 2 gambe grosse così. Bene, ed eccoci qua a scuola. Anche tutta questa parte la esplorerò con Miraidon. Non voglio fare le cose di corsa. Assolutamente no. Guardate qui che posto enorme. Ma gli episodi, ragazzi, mi dureranno tantissimo, secondo me. Veramente tanto. Perché se devo esplorare ogni angolo, comunque con la maggior parte degli studenti non si può parlare, ho visto, eh. Sì, vedete là sotto che ci sono delle rampe? Secondo me quelle rampe servono proprio per velocizzare il passo una volta che siete in groppa a Miraidon. Secondo me sì. È assolutamente così. Beh, ragazzi, siamo arrivati finalmente alla scuola. Io direi che possiamo anche terminare qua il nostro episodio e nel prossimo scoprire cosa ci attende. Perché secondo me ci sveleranno di più sui capi palestra, sulla Lega e su tante altre cose. Ok? Un mi piace, un commento, l'iscrizione come sempre e ovviamente ricordatevi il Discord e il Federic Store, tutto in descrizione. Un bacione e chissà cosa ci attende dentro l'Accademia. Per ora non vado oltre.
Ciao, ci vediamo domani, sempre alle 14. Oh, io vi aspetto, eh. Carichi?